Bentornati cari ascoltatori su Sapere i Sapori. In questo episodio parleremo del fiore sardo, un formaggio di tanta qualità ma su di cui se ne parla ben poco. Allora cerchiamo di analizzarlo in questo piccolo episodio. Il fiore sardo è un formaggio pecorino con origini molto antiche, prodotto con latte delle pecore sarde autoctone nella provincia di Nuoro, Sassari e Cagliari. Ha ottenuto il riconoscimento di tipicità nel 1955, la DO nel 74 e la denominazione di origine protetta nel 1996. Il suo nome deriva dal fatto che anticamente veniva prodotto utilizzando caglio vegetale, da cui trae il suo nome, fiore. Il formaggio ha una forma cilindrica con il tipico scalzo bombato a groppa di mulo, come si suol dire, ed è alto fino a 15 cm, con un peso variabile fra i 2 e i 4 kg. Il colore della crosta è giallo carico e tende a diventare più scuro con la stagionatura, fino ad assumere un colore marrone. La pasta è dura, bianca o giallo chiaro, e senza occhiature particolari. Il sapore è più o meno piccante a seconda del grado di maturazione. Il formaggio può essere mangiato al naturale fino a 2-3 mesi di stagionatura ed impiegato in cucina, oppure in abbinamento a miele, marmellate e frutta varia. Viene prodotto con metodi artigianali, spesso dagli stessi allevatori delle pecore, che fanno uso di latte di pecora intero e rigorosamente crudo, ovviamente. Viene fatto poi cagliare con caglio di capretto o di agnello. La cagliata viene poi rotta fino ad ottenere grani della dimensione di un chicco di riso, viene poi spurgata e subito trasferita nei tipici stampi tronco-conici. Le forme vengono poi messe in salamoia per un paio di giorni, eventualmente salate a secco e poste ad asciugare davanti al fuoco. La maturazione avviene in appositi locali per un tempo variabile tra i 2 agli 8 mesi. Durante questo periodo le forme vengono ovviamente girate, di frequente estrofinate con sale grosso e grasso di pecora. Il vero fiore sardo, come quello dei pastori, è un formaggio estremo, molto intenso, ed ha lo spiccato gusto affumicato, che tuttavia non copre il gusto del formaggio, ma in effetti lo esalta. Un formaggio comunque non per tutti, ma solo per chi ama i gusti intensi o per i consumatori di formaggio più evoluti. Fa parte del presidio Slow Food e, per chi non lo sapesse, lo Slow Food è un movimento internazionale a sostegno della cultura del cibo e del vino. L'associazione fu fondata nel luglio del 1986 da Carlo Petrini, eletto presidente a Bra nella regione del Piemonte. In cucina il fiore sardo si abbina benissimo a diverse varietà di paste, magari qualche farcitura, ed è certamente il formaggio ideale da abbinare a frutta e delle noci. Con questo prodotto io suggerisco vini tipo il Cannonau di Sardegna per il meno stagionato, o magari con una Malvasia di Bosa e il Mandrolisai per le forme più invecchiate. Ed è tutto per questo episodio di Sapere i Sapori, spero sia stato di vostro gradimento. Ci rivedremo alla prossima puntata per analizzare un altro prodotto della vasta ricchezza gastronomica italiana. Buona cucina, a presto, ciao!